Marina di Giuda, il commento di Leonardo con i ragazzi da Quaderni. Come on! Evviva! Due belle ficche! Loro non sono di Quaderni! Di dove sono le gnocche? Degli occhi di Bergamo! Figa! Fotta figa! Direi tre, abbiamo anche la Carla! Eccola qua la mitica che Carla figa! Che sposa, giusto? Esatto! Esatto! Forse! Forse! Dopo stasera! Spesso, spesso! Non durerà! La sua futura sposa è talmente perversa che si esalta a vederlo vestito così. Esatto. Sì, sì. Gli accoppiate... Anche il suocero. È una coppia molto perversa. Ma quando si accoppiano c'è anche il suocero che riprende tutto. Tutto il tempo. La perversion. Tiene il tempo, eh. Ecco, il suocero tiene il tempo. Così Carlo. Pensate che abbiamo un'immaginetta dello suocero. Mi fai l'immaginetta dello suocero un attimo? Così Carlo. Ecco, che dice anche come assestarsi. Cioè, bello questa cosa, no? Cioè, la complimenta impressionante. Abbiamo altre due ragazze con la ghirlanda che vogliono... Dentro! Dentro, cazzo! Le facciamo entrare. Stefania e Giada. Dentro! Entrate! Hanno appena avuto una richiesta d'accoppiamento e hanno preferito andare nel cespuglio. Ecco, ricordiamo, ci siamo. Ma vabbè, chiunque voglia entrare... Possiamo rifare una cosa a cappella al nostro... Certo, cosa vuol dire a cappella? Come si chiama? Giulio! Giulio? Tullio, chiamami Tullio, Tullio per gli amici. Giulio. E quando incontri le gnocche di Bergamo ti chiami Giulio con la C. Sì, con no, Giulio. Spuccare qualcosa anche da mezzo, ma ecco, okay. Ecco, prima o poi all'alba vincerà, vediamo, vai. Ma Giulio vai, cosa fa? Cosa fare? All'alba vincerò! Vincerò! No, la fa mia, più di così. Abbiamo perso. Grazie. Grazie ragazzi. Avete fatto qualcosa? Lo so. Lugola. Attenzione, Giulio, per me è quello dietro col cappellino fucsia. Quel bastardo, Dio. Sì, lo sapevo. Ha fatto qualcosa. Ma secondo me è quello con gli occhiali, comunque. Quello che sottolinea i casi clinici degli amici. Il peggiore. Esatto. Dai, partiamo con la canzone, se no le gnocche poi davvero si fa qua, tutte sudate. Dobbiamo andare in questa serie. Devono andare, che dovete andare? Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rosa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Ba 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 ba, ba 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 ba, ba 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 ba. Respiri piano per un po' rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rosa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi pensieri.
vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Faccia pulita, cammini per strada mangiando una mela, con i libri di scuola ti piace studiare, non vergognare. Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, l'ora dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Non è finita, vero? Basta! La Carla si sposa!